Poiché lei è il proprietario di questa spiaggia. No, santa, senza che lei ci metta tutta quella erra, sa. Io non sono il proprietario. Io sono quella che l'ha presa per il sono il fittizio, dunque. Si vede che ama molto la Marina. No, chi ce l'ha detto? Quando? Non è vero, mai. Bogia. Lo faccio per cura. Perché? Lei è ammalato? Purtroppo. Eppure non si direbbe. Combatti, il mio aspetto è molto floreale, ma sa, l'apparenza incanna. E di quale malattia soffre? Occulta. Come? Occulta. Ma non capisci, signorino, occulta. Cara mia, ho chiamato tutti i più grandi primizi, i più grandi decenti, i quali hanno fatto la consulta e poi hanno finito per dirmi che il mio intestino miope non funziona. Intestino cieco? No, il mio proprio cieco non è. E poi, come se non bastasse, soffre anche di dolori artistici e mi hanno scontrato una infinità di acidi undici che dici che... Urici, vorrà dire. E io che ho detto? 12. Però fra tanti guai ha la fortuna di essere ricco. Sì, approvo. Sono agiato, che questa agitazione mi permette di fare una vita lussuriosa. Simpatica sta madame, non ci aveva fatta caso, c'ha una risaia così luminosa, che bella risaia. Bello questo vestito, sa? Ah, molto bello. È una modella? Sì, è la prima novità della stagione. Capisco, lei ci piace andare in giro stagionata. Mi piace il colore della stoffa, sa perché? Perché, come si dice, fa pandano col colore delle unghie. Ah, è una nuance. Come? Nuance. Ah, già, nuance. E chi lo conosce? Lei vive nel gran mondo? Mm-hmm. Scusa, sola? No, ho la mamma. Oh, ma è tanto buona, sa. Mi lascia fare tutto quello che voglio. Tua madre? Tua madre ci lascia fare tutto? Oh. Tua madre è molto lasciva, eh? Ma come parla bene. Beh, io poi ho studiato pochissimo. Si sente. Un po' di piacere. Ebbene, dal momento che sono tua ospite, permetta almeno che mi presenti. Già, noi sono 2 ore che parliamo e non ci siamo ancora presentati. Che stupidi. La celebre attrice cinematografica Maria Bagno. Oh, Bagno Maria, sì, mi ricordo. Bagno Maria, sì signore, caspita, come no? Io l'ho vista in una film, lei sa dove? A Sandoremo. No, non a Sandoremo, come si chiama la cosa? La San Biero della Sabbia. D'Arena. Sabbia, orrida, signori. E lei faceva quella film Le Due Strade, sì? No, no, no. No. Come? Ma no, no. No? Ma no. Come, non ha fatto Le Due Strade, lei? No. E che strada ha fatto? E che film ha fatto? Ah, sì, mo rimembro, quella delle Due Strade, la cosa, la Dietrena Marlicca. Lei ha fatto quell'altro, lei ha fatto Una Notte con Me. Magari. Adulatoria, ho fatto colpa. Senta, vorrei un favore da lei. Ma domanda pure, ogni suo desiderio sarà pagato. Dovrebbe lasciarmi la sua cortina per posare i miei indumenti. Questo è tutto. Ma questa è un'inerzia, ma vai pure là, vieni, staffi, lascia le tue spoglie, fai quello che vuoi. Grazie, grazie tanto. Tanto, sente, siccome io mi vedo tanto assolato nella mia vita, perché non ci facciamo una bella natata insieme, sì? Eh? Ma oggi il mare è tanto agitato. Oh, e c'è la corda. E poi, in casa di Alda Marena, ci afferriamo al manutengolo e tutto è fatto. Mi dai il braccio? Ah, sì. Oh, un momento. È ammogliato? Sì, no, sì, lasciamo stare, va. Beh, ma scusate, ma che si può chiamare un matrimonio mio? Si figura che 3 mesi dopo il mio matrimonio, mia moglie si allettò con i dolori pneumatici e io 3 anni vicino al capezzalo. E che devo fare?